dal carcere. Questo è l'onore sul quale tutti dovrebbero fare. Io sto ancora aspettando. Sto ancora aspettando. Sì, però Su Pomicino, questa gente ci fu io una sto ancora condanna da aspettando. 5 Poi miliardi arriverò anche a di lei. incasso per Poi ABC. arriverò anche a lei. Il finanziamento Poi illecito arriverò l'ha preso, anche lei stesso l'ha Poi detto, arriverò quindi non è anche a che... lei. Poi arriverò Insomma, anche a lei. 42 Se mi processi, consente. qualcosa è Arriverò successo. anche a lei. E Lei quando fa due piacere. processi, lei si No, dovrebbe dove 40 indignare. sono usciti, ma due ci sono stati, voglio dire, non è che è Sì, andato infatti, a non fu, lucidino. infatti, Cioè che il era in problema del realtà finanziamento illecito ai era partiti ci dove fosse, la illiceità c'era. era la mancata dichiarazione alla Camera dei Deputati o E alla non si Camera sa di di quello che appartenenza. facevate con quei soldi, però, Dunque, eh? Lei le lo sa. campagne elettorali. La Vabbè, prova lei lo dice evidente, lei. Io la lo prova dice lei. evidente, no, la prova evidente che in questa sede io ho chiesto a Di Pietro di mettere a raffronto il suo patrimonio familiare e il mio patrimonio familiare e sto ancora aspettando una risposta. Perché su questo sfido chiunque. Sfido chiunque. Peraltro, se mi consente, il dottor Giletti, se non vado errato, peraltro è un mio conduttore preferito, anche perché con questa scapigliatura divertente, che io la invidio, poi con quest'aria di Divertente, tombello. gente che vedi normalissimo. No, ma no, già è sempre Ma un po' se l'appiglio e carigliata. la capigliatura Dunque, e è allora il dato vero che il faticoso, è dottor Giletti faticoso. 2 anni fa disse, vero, a Domenica Inn, che gli italiani pagavano da 20 anni la mia scorta. Naturalmente Il io problema chiamai la della fama è da dove direzione, venivano i soldi più che dove andavano. chiamai la direzione della RAI, è vero, Giletti non ebbe le cosiddette i cosiddetti, è vero, per smentire una cosa che era falsa, e la smentì Mara Venier. Questo è Giletti che guadagna 42.000 euro al mese per fare Domenica Inn. Allora, un Allora, attimo, torniamo Giletti non fa adesso. Domenica Inn, ma fa la Torniamo. RAI. No, 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 parlo un attimo io però. no, noi Amici. parliamo, no. Perché Io ho la prima l'hai parola, detto tu anche a me l'hai Giletti, data e io però. la mantengo. Se non devo parlare, mi taccio e basta. Assolutamente, no, no. No, io devo parlare. Allora, io la invito qui spesso, la faccio parlare, la considero una persona intelligente e per Può bene. anche non invitarmi più, No, no, ma se io la invito con vuole. piacere. Le dico una cosa, però, dato che Massimo Giletti è una persona che conosco molto bene, conduce un programma che si chiama L'Arena e non Domenica Inn, ed è stato uno dei pochissimi. Pochissimi conduttori Rai che ha detto pubblicamente in diretta quanto guadagna, per cui non credo che si possano fare illazioni su quanto guadagna perché è stata una Ma non persona faccio per alcuna bene, al illazione. contrario di tanti Io non altri faccio che alcuna stanno zitti e illazione. muti e fanno finta di niente. No, ma glielo dico però perché è un Lei amico. dovrebbe invece indicare che un conduttore che invita un ospite e all'ospite gli butta in faccia il suo libro che ha scritto, un ospite che era un parlamentare antico, un grande avversario della democrazia cristiana, questo non è compito del conduttore. E mi limito qui perché sono un democratico cristiano e Allora, quindi sono garbato. abbiamo fatto Torniamo cambiare. adesso al vitalizio. Allora, dato che abbiamo evocato questa scena, io avevo chiesto a Emiliano Carli di fare una piccola raccolta dei momenti più significativi di Giletti in onda, che poiché fa questo suo mestiere con grande passione e passionalità, ha avuto anche dei momenti tipo quello che No, ma evocava Pomicino. capisco che dire la verità fa male. No, non devo Capisco che dire la Io verità non fa sono male, d'accordo. onorevole. Capisco che fa male. Ma quale verità? Capisco Ma che quale verità? Io devo capisco che dire la ancora verità fa guardare. Ma male. infatti, Se infatti per non lei è fa normale male. pigliare 5 miliardi di tangente, va bene, va benissimo. Allora. Come finanziamento illecito ai partiti, Esatto, infatti, e si benissimo, va sono tutti benissimo. trovati. Mio caro, Grazie. se vuole anche fare anche No, questo ma tipo di se... discorso, quello che ho detto a Di Pietro, lo dico a lei. Sì, Vogliamo fare ma il rapporto dei nostri era patrimoni? regolare fare Vogliamo... questo? No, no, e infatti ho Basta, pagato. basta, E infatti ho basta. pagato. Ebbene, E per infatti ho fortuna. pagato. Adesso, se noi vogliamo fare anche il No, rapporto fra il vediamo suo la clip su patrimonio e il mio, io Giletti, non ho così difficoltà. Io non faccio spiega la scena politico. No, lei fa Io non faccio politico. Lei non fa molta più litighiamo, vi prego. Lei fa molta più politica. Vi chiedo una cortesia personale di Ma non evitare si riesce a litigi e toni parlare, troppo alti. quindi. Vediamo la clip su Massimo Ma Giletti. a chi li fa i toni alti, non a me? Lei in querela o no, visto che...